Oggi è successo che abbiamo assaggiato dei champagne in una manifestazione dedicata agli spumanti italiani. Eravamo qua non per fare battaglia o per fare chissà quale complotto, ma per trovare quello che ci accomuna a questo grande prodotto francese, che ha una sua forza commerciale dovuta alla unione di tutti i produttori della zona. Abbiamo assaggiato la Maison Giper, è una casa molto interessante che ha sede a Reims, con diversi punti di pressatura in tutta la Champagne. Abbiamo toccato gli argomenti commerciali e anche quelli, come dire, organolettici dello Champagne, di questo Champagne in particolare e delle tre uve che lo compongono, quindi Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier. Considerando anche tutta la storia di invecchiamento e la storia tipica del sindacato dello Champagne, che è nato nel 1882 per proteggere gli interessi di tutti i produttori della zona. Credo che l'esempio più importante che possiamo prendere dallo Champagne, che non va di per sé osannato come prodotto superiore ai nostri, sta fondamentalmente in un vettore commerciale importante. In Champagne non si fanno la guerra. Le grandi maison non denigrano mai i piccoli e i piccoli non hanno nulla a che dire con le grandi maison. L'organizzazione è ferrea, è molto rigida e c'è una protezione estrema del marchio. Ma la cosa principale è fare sistema. È un sistema che funziona dai primi anni del Novecento e che ha fatto sì che qualsiasi persona sappia di cosa si tratta quando parliamo di champagne.